Non ci sarebbe ancora nessun nome nel registro degli indagati dell'inchiesta avviata dalla Procura Iblea a seguito di un esposto denuncia su una gara d'appalto da 32 milioni di euro dell'ASP7 con affidamento quinquennale. L'indagine verte sul servizio di pulizia e sanificazione nei presidi ospedalieri e territoriali per gli anni dal 2014 al 2019 e si concentra sugli uffici del Provveditorato Tecnico Centro Nevralgico dell'attività amministrativa dell'azienda ospedaliera ragusana, dove vengono preparati i bandi ed espletate le gare. Sarebbe già stata acquisita ampia documentazione ritenuta dagli inquirenti utile alle indagini. A questo proposito, il direttore generale dell'ASP7 Maurizio Aricosi è detto pronto a collaborare con la magistratura, precisando che la gara d'appalto oggetto di indagine fu aggiudicata il 7 febbraio 2014, ovvero 5 mesi prima del suo insediamento nella sede dell'azienda ospedaliera di Piazza Igea a Ragusa. Nell'esposto, oltre alle presunte anomalie della gara, si denunciano anche diverse carenze nell'igiene dell'unità operativa complessa di oncologia, nonché la mancanza di attrezzature e dotazioni di macchinari per la pulitura degli ambienti, l'assenza di terminali per la rilevazione delle presenze nei luoghi di lavoro dei dipendenti e la mancata fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuale. E poi ancora si contesta la irregolare raccolta dei rifiuti sanitari ospedalieri, già oggetto di un altro procedimento penale ancora pendente. Tra gli obblighi contrattuali a carico dell'impresa aggiudicataria, che stando all'esposto denuncia sarebbero stati in larga parte disattesi, c'era anche la previsione di assunzione per 27 soggetti svantaggiati. Al loro posto sarebbero invece state assunte altre persone che, sempre secondo quanto evidenziato nell'esposto denuncia in procura, sarebbero state indicate da alcuni esponenti politici. Sarà dunque la magistratura a fare piena luce sulla vicenda.